questa chi è? È una mia compagna di classe. È del professore di italiano, ti ricordi? Si chiama Angelica. Orlando già ci sta e adesso arriva Angelica. Possiamo mettere a cena all'Orlando furioso. A parte gli scherzi, Orlando sarà davvero furioso quando saprà dell'arrivo di questa ficcanaso. Ciao! Io sono Angelica. E chi se ne frega? Vai a sederti e pensa agli affari tuoi. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Prof, cancello io. Mi dispiace, prof, la scritta non viene via. Avete un giorno di tempo per rivelare l'identità del colpevole. Altrimenti sarete tutti sospesi. Li fate spesso questi scherzi? Sai chi mi deve ascoltare la musica in classe? Cosa? Lascia ascoltare anche a me. Certo. Non ci posso credere, il diario degli errori, la mia canzone preferita. È anche la mia. Colomba, mi sai dire perché quel banco è sempre vuoto? Puoi spiegare cosa è successo oggi? Andiamo in bagno, ma non insieme. Adesso Skill, tra qualche minuto vieni anche tu. Di challenge. Di cosa? Challenge. L'ho inventato Orlando per spingere ognuno di noi a sfidare le proprie paure. Come funziona? I partecipanti al gioco si lanciano continuamente delle sfide da superare e se non accetti si può mettere molto male. Orlando sa come fartela pagare. Ma è assurdo. Devi parlarne con qualcuno. Non posso. Fa parte delle regole. 1. Mai parlare agli adulti di challenge. 2. Mai dire al tedio di una sfida accettata. 3. Mai abbandonare il gioco. E adesso scusami. Per cosa? Per questo. Colomba! Sfida superata. Non credevo che saresti andata fino in fondo. Quella ficcanaso se l'ho proprio meritata. E questo è solo l'inizio se non la smetti di fare domande. Colomba! Ma se esci da adesso dal bagno? Al bimbo ideale per un cesso come te. Non essere maleducato, Pasquale, si dice Vater. Sono sicura che ti sei sentita come a casa tua. Voglio partecipare anch'io al challenge. Lasciala perdere a questa sfigata. Tanto alla prima occasione andrò a spifferare tutta la presa della sua dolce mammina. Mettetemi pure alla prova. Non ci starei davvero pensando. Lasciamola stare a questa bomboccia viziata. Raga, sta arrivando la prof, sediamoci tutti. Allora ragazzi, è uscito il colpevole? Prof, sono stata io. Ho scritto io quella frase alla lavagna.
potuto fare una cosa del genere? Io davvero non ho parole. Che umiliazione, che vergogna. Eccoti finalmente, sei stata proprio coraggiosa a tenerti la colpa al posto nostro. Non ti preoccupare della sospensione, adesso sei dei nostri. Frate l'entusiasmo, non ho ancora dimostrato di essere all'altezza del nostro gruppo. Mettetemi pure alla prova, tanto non ho paura di niente. Adesso lo vedremo, ecco la tua prima sfida. Sarà un gioco da ragazzi. La sfida è semplice, devi seguire i miei comandi per attraversare la strada completamente al buio. Se togli la benda, hai perso. Abitua. Bene. Lasciami stare, tanto lo so che non te ne frega niente dopo quello che ti ho fatto. Tranquilla, non è stata colpa tua, stavi solo secondo le regole. Dovresti pensare di più agli affari tuoi, non mi serve il tuo aiuto, posso benissimo rialzarmi da sola. Non dimenticherò mai la faccia di prof. Questa è senz'altro la più grande sfida dell'anno e saltiamo anche le lezioni. Che spasso! Cosa vuoi? Pensavo non ve ne sarei niente a che fare. Adesso non c'è tempo per spiegarti tutto, ma ormai il gioco è senza controllo e se continua così potrebbe succedere di nuovo. Cosa? Avrei notato il banco di Miriam vuotola quando sei arrivata. E questo cosa c'entra adesso? Era iniziata come una semplice sfida per sfuggire la noia. Oh, Gennaro è senz'altro il più carino di tutti e anche più grande, un vero uomo. A me piace Orlando, è un duro, riesce ad avere il controllo su tutti. Orlando è carino, ma a me fa paura. Lui e le sue sfide assurde e pericolose. Dobbiamo dirlo ai nostri genitori, loro capiranno. L'ho detto a te, ho troppa paura di parlarne con loro. Adesso sta a te scoprire come fermare il gioco.
C'è Orlando? Accomodati pure, arriverà momenti. Nicola! Che diavolo ci fai qui? Tra poco è l'ora della tua ultima sfida. Sono qui proprio per questo, voglio abbandonare il gioco. Non puoi, hai dimenticato le regole? Regole stupide. Decido io quando dire basta. E cosa diranno i tuoi cari genitori quando sapranno che sei stata tu ad appiccare l'incendio a scuola? Ma non sono stata io. Lo so, ma è quello che diranno anche gli altri. E dopo la precedente sospensione rischierai anche la bocciatura. La scelta è tua. Dov'è quella ficcanaso? Non è ancora arrivata. Bene, ascoltami tutti. Questa deve essere la sua ultima sfida. Che intendi? Non devi superarla, ad ogni costo. Ma che stai dicendo? Adesso stai esagerando. Ma levati di mezzo tu. Mi fido di voi tre. Sapete già cosa fare. Non ti deluderemo. Puoi contare su di noi. La sfida è questa. Attraversa la pista da un lato all'altro mentre le macchine ti sprecciano accanto. Faresti bene a vedere la stessa volta. Non sono vigliacca. Ho sentito i ragazzi prima, hanno cattive intenzioni. Dovresti darle retta. E da quando ti calcoli lì? Stai tranquilla, in un modo o nell'altro, questa sarà la mia ultima sfida. Tutti dei vigliacchi. Farò tutto da solo. Non ho bisogno di nessuno io.